Siamo al 17 di settembre, siamo a Bra, seconda giornata di CIS. E con noi l'assessore all'agricoltura, Claudio Sacchetto. Assessore, cosa ci dice a che punto è l'agricoltura oggi? Come stanno i nostri agricoltori? Ma l'agricoltura piemontese sta vivendo degli alti e bassi nei vari settori che la riguardano. Tra l'altro abbiamo finito di riordinare i dati del sesto censimento generale dell'agricoltura che abbiamo svolto negli ultimi mesi. Porta questo una fotografia di estrema evoluzione di quello che è il mondo agricolo piemontese, perché dal 1990 al 2010 le aziende agricole presenti in regione Piemonte si sono ridotte da 123.000 a 62.000, quindi sono dimezzate. Si è notevolmente ingrandita la superficie media delle aziende. Oggi arriviamo a una media di 15 ettari ad azienda, che è oltretutto il doppio di quella che è la media nazionale. E quindi un mondo agricolo che in questi 20 anni si è fortemente ristrutturato. I vari settori vivono momenti abbastanza discordanti, sia da un lato c'è il sistema di cereali piuttosto che quello del latte, che quello del vino e del riso, che stanno andando benino, comunque sia bene nel loro complesso. Bisogna rimarcare che purtroppo ci sono i settori dell'ortofrutta e i settori della zootecnia da carne che stanno versando in condizioni non propriamente ottimali. Questo deriva da molteplici fattori, in primis logicamente nel forte incremento di costi di produzione che sono avvenuti negli ultimi anni, in particolar modo per il settore della zootecnia da carne, con l'incremento di cereali che ha portato ad un disequilibrio fra quelli che sono i costi di produzione e quella che è la remunerazione che hanno gli agricoltori stessi. E nel settore dell'ortofrutta quest'anno sia il settore articolo in generale, sia alcuni settori della frutta, in particolar modo quello delle pesche e delle susine, ha avuto un'annata veramente che non esito a definire disastrosa, anche se ci sono delle buone notizie dalla campagna delle mele, quindi che diciamo dovrebbe aggiustare un pochettino quello che è il complesso del settore ortofrutticolo. È chiaro che come Regione Piemonte siamo impegnati su vari fronti. Da un lato logicamente dobbiamo sottostare ad una legislazione europea che vieta di discriminare, come dice appunto l'Unione Europea, le merci, quindi non possiamo difendere le nostre produzioni dalla concorrenza sleale di produzioni che vengono da fuori con i costi di produzione ridicoli, comunque sia ridotti rispetto ai nostri. E dall'altro lato logicamente vi è un onere burocratico a carico delle nostre imprese che, a dire la verità, circa un anno e mezzo dal nostro insediamento al governo della Regione Piemonte, qualche passettino avanti l'abbiamo fatto, ma purtroppo io non sono assolutamente soddisfatto su questa partita, perché comunque sia proprio l'impianto burocratico in piedi in questo paese è veramente nemico di quelle che sono le imprese. Io ho avuto modo di recarmi nel mese di ottobre 2010 in Francia, a Parigi, per vedere com'era il sistema francese. Adesso nei prossimi mesi ci tradurremo in Germania per vedere com'è il sistema tedesco, e abbiamo toccato con mano che quei sistemi sono notevolmente più snelli del nostro, e purtroppo continuiamo a sbattere contro il muro di questa burocrazia, perché proprio l'impianto che non funziona dovrebbe essere rifondato completamente, e quelli sono anche costi per l'azienda agricola. Oggi abbiamo parlato di latte. Il Piemonte, una tantum, è un promotore di un progetto importante. Me ne vuole parlare? Sì, il Piemonte rappresenta l'8% della produzione di latte italiana. Abbiamo 6 DOP esclusive della regione Piemonte, più 3 che sono il Grana, il Taleggio e il Gorgonzola, che condividiamo con altre regioni. E quindi la regione italiana, e quindi europea, che ha più DOP lattiero-caseari, quindi legate ai formaggi. Il 29 marzo 2011, ultimo scorso, abbiamo insieme a tutta la filiera, quindi la parte agricola e una parte della componente industriale, firmato un importante accordo che prevede la costruzione del prezzo regionale del latte in base ad un indice che viene costruito in maniera oggettiva, seguendo anche dei parametri che vanno anche a tenere presente quelli che sono i costi di produzione delle aziende agricole. Questo è un accordo, tra l'altro siamo stati i primi in Europa a fare questo accordo. Per la prima volta siamo riusciti a farlo qualche giorno prima che iniziasse la nuova campagna lattiero-casearia dell'anno, che come sapete inizia il 1° di aprile di ogni anno. E dall'altro lato abbiamo dato seguito a quelle che sono le indicazioni che dal gruppo di alto livello del settore lattiero-caseario dell'Unione Europea, che spinge proprio per fare degli accordi interprofessionali che soddisfino le varie parti. Io credo che questo sia un dato molto importante, probabilmente uno dei massimi obiettivi raggiunti in questo primo anno e mezzo, che denota comunque sia una sostanziale condivisione da parte della filiera tutta. E oggi, a circa 6 mesi di distanza da quando l'abbiamo adottato, vediamo che il sistema funziona, che sicuramente può essere portato avanti nel medio e nel lungo periodo. Oltretutto altre regioni italiane ed europee stanno seguendo con attenzione questo nuovo sistema, quindi non è detto che anche loro lo adottino nelle loro regioni.
altro argomento è quello dei master sul latte, che sta andando non bene, benissimo. Sì, perché questo master sul latte, che è una sorta di compartecipazione anche dal punto di vista finanziario, ma soprattutto dal punto di vista del progetto e della progettualità fra l'Università degli Studi di Torino, alcune industrie del settore lattiero-caseario, la Regione Piemonte, Assessorato all'Agricoltura e due importanti fondazioni bancarie, quali la Cassa di Risparmio di Torino e la Cassa di Risparmio di Cuneo. Questo master, che dovrà andare a formare appunto degli addetti al settore lattiero caseario legato a 360 gradi a quello che è questo importante comparto, ha visto nelle prime settimane di apertura delle iscrizioni un boom, davvero un boom di iscrizioni, addirittura hanno superato, sono andati in overbooking rispetto ai 20 posti che possono essere a cui si può accedere come studenti. Io credo che questo sia anche un dato importante, un tassello importante di questo percorso che abbiamo inaugurato, perché comunque sia anche la formazione è una parte importante di quello che è tutto il sistema del lattiero caseario piemontese. Un'ultima battuta invece per quanto riguarda la promozione. La Regione Piemonte noi la troviamo un po' dappertutto, l'abbiamo trovato a Provine, l'abbiamo trovato a Norimberga, un po' dappertutto. Quindi che cosa fa la Regione e che cosa ha intenzione di fare ancora? Ma questo deriva da una misura del programma di sviluppo rurale 2007-2013 che mette a disposizione l'Unione Europea agli Stati membri, cioè la misura 133, che prevede appunto la promozione di tutti quei prodotti che hanno un riconoscimento certificato dall'Unione Europea, quindi le DOP, le IGP, le DOC, eccetera. In questa partita logicamente la parte dell'Eone la fa il settore lattiero-caseario con tutte le sue DOP. Insieme logicamente al settore vitivinicolo che ha tutte le DOC, e quindi come Regione Piemonte puntiamo fortemente su questa promozione. La Regione Piemonte è la regione in Italia che spende più soldi in promozione dei propri prodotti, e questo credo che sia un dato molto importante da un lato dell'attenzione che la regione rivolge nei confronti dei propri settori agricoli e agroalimentari, ma dall'altro lato anche una forte dinamicità da parte delle imprese agricole e agroalimentari piemontesi, perché voglio ricordare che queste misure che pone in essere l'Unione Europea devono essere cofinanziate al 50% dei privati, e quindi logicamente se un privato cofinanzia vuol dire che va, non dico a colpo sicuro, ma comunque si rende efficace l'azione. E nel settore lattiero caseario nello specifico sicuramente le varie fiere che vengono fatte, fra cui anche CISM, ma anche altre importantissime manifestazioni quali Tutto Food di Milano, piuttosto che quelle internazionali di Colonia e quant'altro, sono sicuramente un dato, una cartina di tornasole importante su quella che è la vivacità del sistema agricolo e agroalimentare piemontese.